Sì, perfetto. Grazie. Questo e mezzo. Allora, grazie. Buonasera a tutti e a tutte, visto che così torniamo in pari. Sono Damiano Angelini, appunto, e anch'io volevo parlarvi un po', mentre preparano le slide, un attimino della nostra storia, perché anche noi siamo partiti 10 anni fa, insomma, con l'attività di supporto diagnostico, in questo caso allo sportello accoglienza dislessici dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Sono 10 anni quindi di attività del nostro servizio, 10 anni di convegno, 10 anni più vecchi, sono cambiate tante cose, abbiamo fatto tanto, forse poco, non lo so. Siamo partiti con i primi strumenti che erano a disposizione, abbiamo tarato 9 prove, stamattina anche Massimo Ciuffo vi ha fatto vedere che stiamo comunque andando avanti, creando sempre materiali nuovi, insomma non ci si ferma mai, questo è molto bello e stimolante. E quindi, come avete capito, mi occupo delle valutazioni all'ospedale di Reggio Emilia, laboratorio di neuropsicologia, adesso struttura semplice di neuropsicologia, fondata poi la struttura creata inizialmente dal dottor Ghidoni, con cui abbiamo sempre collaborato, avviato il tutto, come dicevamo anche stamattina, ancora prima della legge 170, siamo stati anche un po' uno dei primi centri e siamo tuttora uno dei pochi centri in Italia pubblico per la valutazione dei DSA, della dislessia nell'adulto. Ma insomma, non sono qui per presentare me stesso, sei pronta? Ok. Presento la dottoressa, la professoressa Tempini dell'Università della California, San Francisco. Lei dirige il laboratorio di linguaggio e dislessia e neurobiologia e ci presenta una relazione dal titolo Dislessia e neuroscienze. Prego. Grazie. Ringrazio per l'invito. Lo scopo principale della mia presenza, prima di tutto abbiate pazienza un po' con i miei inglesismi, ormai vivo a San Francisco da più di 15 anni e ogni tanto le parole escono in inglese invece che in italiano. Dicevo che lo scopo principale che mi prefiggo con questa presentazione è il fatto di cercare di diminuire la distanza, il gap tra le neuroscienze, l'educazione, quello che chiamiamo neurodiversità. Sono assolutamente convinta che per cercare di avanzare e migliorare la situazione di bambini, ragazzi, adulti con neurodiversità, DSA come vogliamo chiamarli, serva, come ha detto il Ross stamattina, una rivoluzione che ci deve coinvolgere tutti, dagli insegnanti alla mamma, al papà, ai riabilitatori, a neurologi, neuroscienziati. E non c'è da aver paura del neurologo, non c'è da aver paura della medicalizzazione. La lettura e la scrittura sono delle abilità che vengono dal cervello, non possiamo prescindere da quello, e dobbiamo cercare di lavorare insieme, di prendere informazioni dalle diverse discipline per migliorare la situazione di vita. Quindi, quello che mi prefiggo di fare oggi magari è darvi qualche... non è più difficile fare il neurologo che fare l'insegnante o fare la mamma, non è più difficile, non c'è da avere, non è solo una terminologia diversa, un tipo di studio diverso che purtroppo nella cultura italiana, e veniamo a tanti discorsi fatti stamattina, come lo stesso problema, lo stesso DSA possa avere conseguenze diverse a seconda della cultura e del metodo educativo dei diversi paesi. Avendo vissuto in 3 paesi diversi nella mia vita, avendo figli adesso, ahimè, adolescenti, ho visto tanti sistemi di insegnamento diversi e ho visto l'effetto diverso che può avere il tipo di insegnamento, educazione e cultura sullo stesso problema neurologico o sulla stessa neurodiversità. Purtroppo nella cultura italiana la scienza non ha, secondo me, il riconoscimento che dovrebbe avere e quindi non abbiamo la terminologia. Quindi la prima cosa che volevo fare è darvi un po' una terminologia in modo che ci capiamo meglio, come io ascolto voi nelle relazioni precedenti per avere la terminologia della didattica, è un lavoro a doppio senso.
Vorrei darvi qualche principio di sviluppo maturazione del cervello che è fondamentale soprattutto per l'argomento di oggi, cioè come di nuovo lo stesso problema si manifesta in modo diverso in età diverse. Anche questo dipende tantissimo dal cervello e da come matura nella prima infanzia, nell'età scolare, elementare, nell'adolescenza soprattutto, visto che è l'argomento di cui parliamo di più oggi. Parleremo del paradosso della dislessia, nel fatto che non c'è nessun altro, non so come chiamarlo, in inglese lo chiamiamo disorder, un disordine, chiamiamolo, tanti dislessici sono disordinati, quindi può andare bene, in cui si aspetta fare diagnosi, no, la diagnosi bisogna farla il primo possibile, perché si aspetta che il bambino fallisca e abbia tutte le conseguenze psicologiche che vengono da un fallimento per fare diagnosi, quando forse potremmo farla prima, intervenire prima ed evitare il fallimento. In nessun altro ambito medico si fa una cosa del genere. Medico, psicologico, neuroscientifico, quello che vogliamo. Parleremo un pochino delle differenze strutturali e funzionali del cervello dislessico, secondo me ci sono tante, secondo tanti altri prima di me, ci sono tante dislessie, non solo una dislessia, perché ci sono tanti network del cervello che sono adibiti a alcuni aspetti necessari alla lettura, alla fonologia, alla working memory, alla memoria a breve termine, il richiamo delle parole. Sono dei network diversi che interagiscono, si influenzano durante lo sviluppo e che interagiscono anche con altri network cerebrali che sono invece adibiti alle emozioni, alla motivazione, la cosiddetta forza di volontà. Ci vorrebbe tutta un'altra ora per discutere le basi neurali della forza di volontà, che sono valide tanto quanto quelle per la lettura. E quindi vedremo un pochino le differenze e come secondo me dobbiamo studiare molto di più la neurobiologia di base dello sviluppo del cervello per capire qual è la causa biologica che sottende queste difficoltà, che si manifestano a livello scolastico ma che partono a livello del cervello e viceversa, perché il cervello è plastico, quindi quello che si fa a scuola, quello che si fa in famiglia o quello che si fa con gli amici a sua volta influenza l'anatomia del cervello, è un sistema che è interattivo, quindi non è una cosa o l'altra, non è che la scuola causa la dislessia o il cervello causa la dislessia, è una interazione continua e bisogna conoscere tutti gli aspetti. Quindi cervello, varie parti del cervello, parleremo un pochino anche dell'evoluzione del cervello. Parliamo di lobi, che a grandi linee sono delle parti del cervello. Questo è un emisfero sinistro, due parti simmetriche del cervello uguali, destra e sinistra. Nella persona ad esprimere il linguaggio è di solito sotteso dall'emisfero sinistro del cervello, che controlla gli arti e le sensazioni della parte destra del corpo, cioè un incrocio di queste vie. Lobo frontale, che è coinvolto in quelle che una volta si chiamavano funzioni cognitive superiore, pianificare, le funzioni esecutive, però anche tanto del controllo emotivo e della volontà, ne parleremo. Nel caso del linguaggio sono molto coinvolte nell'articolazione, quello di cui si parlava stamattina, della velocità della conversione della fonologia nell'articolazione, nella grammatica. Il lobo temporale, quello che viene chiamata la via ventrale per il linguaggio, è coinvolto tantissimo nella comprensione, soprattutto di singole parole. E il lobo parietale è coinvolto tantissimo nell'attenzione e come via di incrocio degli aspetti più visivi, con quelli più fonologici, con quelli più pianificatori, diciamo. Comunque, parti diverse del cervello con funzioni diverse ma interattive. Ho dimenticato il lobo occipitale, che in realtà è coinvolto nella visione soprattutto. Oh, si è bloccato. Ok. Allora, questo sembra tanto complicato, in realtà questo è un cervello qui, è stato praticamente, tirata via una cucchiaiata. E vediamo che c'è un mantello grigio, e poi quello che questa parte bianca, non molto complicato, uno si chiama sostanza grigia e l'altro si chiama sostanza bianca. Che cosa c'è nella sostanza grigia e nella sostanza bianca? Se prendiamo questo modello di un neurone, nella sostanza grigia c'è
il corpo cellulare del neurone e quelli che si chiamano i dendriti, che sono le zone che ricevono l'informazione. Nella sostanza bianca ci sono quelle che, quando faccio vedere il loro cervello ai bambini che noi vediamo, chiamo le highways, le autostrade, che connettono le varie città, cioè i vari centri nelle differenti parti del cervello che a grosso modo abbiamo visto prima, e le connettono uno con l'altro in modo che si possa comunicare. E questa particolare parte del neurone, che si chiama assone, ha come una guaina, che è come un po' la copertura di plastica di un filo, che rende la comunicazione più veloce. La parte grigia del cervello è organizzata in un modo molto specifico, a strati, che possiamo vedere. Questo è un microscopio elettronico, questo è un metodo un po' più vecchio, però comunque vediamo che sono tutti organizzati in un modo molto molto specifico, e questo sarà importante, vedremo. Mi sentite? No? Ok. Questo a cui è stato accennato stamattina è quello che si è capito negli ultimi veramente 10 anni grazie alla maturazione delle tecniche di risonanza, di altre tecniche di neuroscienze, di cui parleremo un pochino, e si è visto che praticamente la sostanza bianca è fatta così, è fatta in un modo che riassumiamo come connettone, cioè molto specifico, molto complicato, in cui sono proprio come dei fili, delle fibre che si incrociano, e quindi le connessioni non sono in realtà tra grandi aree, ma sono quasi tra cellula e cellula. Quindi il modello del cervello diventa sempre più complicato. Questo solo per darvi un'idea, che anche lì quest'idea del connettone cerebrale non è altro che l'idea che le connessioni tra le varie aree e le varie cellule sono molto complicate e organizzate in un modo molto specifico. Quindi si capisce come anche una piccola disorganizzazione possa causare non malattia, ma una neurodiversità. Il metodo che soprattutto nel mio laboratorio usiamo di più è il metodo di risonanza magnetica nucleare, che ci permette di visualizzare in vivo sia la struttura del cervello. Questo è un modo di vedere quello che chiamavamo la sostanza grigia, quindi le cellule, vedete il mantello intorno, che l'organizzazione della sostanza bianca, che queste varie specifiche autostrade che sottendono delle funzioni specifiche diverse. E queste le possiamo identificare nel singolo soggetto, e le parleremo dopo. L'attivazione funzionale, la risonanza funzionale, invece ci fa vedere delle aree del cervello che si attivano, dei network, chiamiamo circuiti network, che si attivano in risposta a un compito. Quindi il bambino è nella risonanza e può vedere un film, piuttosto che vedere delle facce, piuttosto che vedere delle parole, e le aree del cervello si attivano in modo più o meno coordinato e più o meno forte. Allora, la risonanza fa più paura agli adulti che ai bambini. Ai bambini gli si fa vedere un video il giorno prima, la si chiama la grande Big Donut, cioè un grande Krafen, una grande ciambella. Si portano dentro dei giochi, li si prepara, non hanno nessuna paura, hanno molto più paura gli adulti, non c'è nessuna radiazione coinvolta, non c'è nessun effetto collaterale. Si fa adesso la risonanza invece che l'ecografia per i feti e gli embrioni in utero, si fa l'ecografia solo perché costa meno, ma se no si vedrebbe molto meglio con una risonanza senza problemi. Allora, parliamo un pochino dello sviluppo del cervello. So che alcune di queste immagini potranno forse fare un po' impressione, ma le faccio vedere apposta perché dovremmo farle vedere anche ai nostri bambini, così da adulti non ci fanno impressione e anzi ci aiutano magari a capire meglio delle cose. Parte proprio come quasi un vermetto e diventa sempre più complicato e sempre più grande, e quindi si deve piegare in questi solchi, in queste che noi chiamiamo circonvoluzioni, perché sennò non ci sta. Questo è anche il motivo per cui nel cranio più piccolo delle donne in realtà delle volte c'è un cervello più grande, perché si piega un po' di più. Non è vero che il cervello è più piccolo.
Vedete come cambia già durante i mesi dello sviluppo. Questo cambiamento nella specie umana continua tantissimo anche dopo la nascita. Perché? Perché se il cervello diventasse più grosso non uscirebbe più dal corpo della mamma. È semplice biologia e evoluzione. Non può il bambino umano maturarsi di più nel grembo della mamma, perché sennò non esce più. C'è proprio una questione anatomica. Allora continua a svilupparsi molto di più di quello che si sviluppa il cervello di altre specie. E come si sviluppa? In un modo un po' controintuitivo. Lo vediamo qui visivamente, penso che vedendo le mie slides capirete che tipo cognitivo sono io, perché di parole ce ne sono pochissime. Vedete che questi bottoncini sono le sinapsi, cioè il modo in cui un neurone si connette all'altro, quanto connessi sono due neuroni. Allora, un mese, questo sta per month, che è mese, ce ne sono pochine. Poi diventano tantissime nell'età tipo a 2 anni e durante la scuola elementare. Alla terribile pubertà che noi genitori conosciamo bene, un pochino dopo la pubertà, cominciano a diminuire. Lo vedete, sono tante, diminuiscono. Questo progetto si chiama pruning, è un processo assolutamente importante, vedremo che cosa fa, come lo vediamo a livello della risonanza. E si riorganizza fino alla metà degli anni della seconda decade e poi, ahimè, comincia a diminuire. Però è plastico, quindi possiamo cercare di aiutarlo. È plastico in tutte queste fasi, è soprattutto plastico e in modo diverso, in aree diverse del cervello, a seconda dell'età. E questo vedremo. L'esperienza, il pruning, mentre la quantità di cellule è determinata più che altro geneticamente, la quantità di sinapsi è un po' determinata geneticamente, però è influenzata tantissimo dall'esperienza. E cosa vuol dire l'esperienza del bambino? Vuol dire, non so quanti di voi siete insegnanti, soprattutto la scuola. Quindi l'ambiente è quello che plasma e organizza questo sistema. Ovviamente c'è una base genetica, però quello che si fa a scuola e quello che facciamo noi genitori e gli amici, tutto, insomma, l'ambiente influenza proprio l'anatomia e la fisiologia del cervello. Quindi in adolescenza si perdono connessioni, ma si perdono le connessioni inutili. Cioè prima il cervello è come se fosse un sistema in crescita indefinita. Cresco e poi quando comincio a studiare, quando comincio a interagire, quando la mia funzioni cominciano un po' a essere plasmate, come se si selezionassero i circuiti più utili. Ha senso questa cosa? Mi spiego? Ok. E quindi che cosa succede? La sostanza bianca, cioè le connessioni, ok, questo è uno dei meccanismi in cui matura il cervello, soprattutto a livello della sostanza grigia. Che cosa succede nella sostanza bianca? Nella sostanza bianca si forma questa guaina, il bambino è nato senza questa guaina e quindi le trasmissioni sono lente e meno specifiche. Si forma questa guaina. Allora, la cosa interessante è che come neurologo dell'adulto io sapevo poco, invece mi sono studiata quando ho cominciato a vedere bambini, è che succede in un modo molto organizzato, cioè parte dalle parti più basse, che abbiamo visto erano più coinvolte nella comprensione, e va verso l'altro nelle parti che sono più coinvolte per parlare. E come lo vediamo noi? Che il bambino capisce prima di parlare. Cioè è quello che diciamo in inglese, as easy as that, cioè il bambino capisce prima di parlare perché si mielinizzano le vie prima della comprensione che quelli dell'articolazione. In più parte da dietro e va verso l'avanti. Verso l'avanti abbiamo detto che ci sono tutte quelle funzioni di controllo esecutivo. Si chiama sistema esecutivo perché in teoria dovrebbero essere un po' le funzioni che ha un amministratore delegato esecutivo, cioè quello che organizza, pianifica, prevede il futuro. Gli adolescenti non sanno neanche che cosa sia quella cosa lì. Perché? Perché tutte le altre parti si sono sviluppate prima e ovviamente c'è variazione individuale, non è che posso darvi a 12 anni o a 13 anni. La comprensione, la visione si sono sviluppate e non hanno la più pallida idea di che cosa farne, infatti prendono rischi,
Sono pigri, perché sono pigri? Perché in questa zona qui anteriore, vedremo, c'è l'area della motivazione, c'è la città che corrisponde alla motivazione, a quella che noi chiamiamo volontà. Quindi gli adolescenti sono pigri, lasciamoli un po' dormire, lasciamogli fare un po', perché si deve sviluppare quella zona lì. Ovviamente se poi li stimoliamo un po', si sviluppa di più, fa più pruning, quindi è un po' un equilibrio che sappiamo noi genitori di adolescenti come sia difficile. Questo ripete un po' quello che vi dicevo, è una specializzazione dinamica, quindi possiamo pensare a tutte queste connessioni aspecifiche, come qui, che si organizzano, cioè come se ci fossero, come se prima si andasse da una città all'altra senza le strade, e poi a un certo punto capiamo che è meglio non passare sopra la montagna e quindi costruiamo una strada che va intorno alla montagna, che è più efficiente, o sotto la montagna forse meglio, che diventa più efficiente, e quindi comincia a organizzarsi. Ovviamente qui è molto semplificato, queste sono le autostrade per alcune delle funzioni del linguaggio di cui parleremo. Però, quando parliamo di linguaggio, non dobbiamo dimenticarci di una cosa molto importante, che è la sofferenza di questi bambini e del supporto psicologico, del significato di senso che diamo alle loro difficoltà, e mi metto sempre questa slide per ricordarle. Anche quelle hanno una parte dei circuiti del cervello che sono molto importanti per le funzioni attenzionali, emotive e sociali, e anche quelle vanno curate. È molto importante non lasciare il bambino appunto aspettare, per esempio, e causare traumi, e di nuovo lavorare in combinazione con psichiatri e psicologi per supportarli da un punto di vista emozionale. Quello che volevo puntare, perché ne ho parlato con alcuni di voi stamattina, è quest'area qui del sistema emozionale, che è un'area che è coinvolta nella motivazione, che è molto importante nei DSA, nella attention deficit, attenzione, disturbo di attenzione e iperattività, che anche questo ha un circuito specifico. Questa è una cosa che io vedo tantissimo, soprattutto in Italia, non so perché, questo fatto della forza di volontà. La forza di volontà sembra quasi una funzione spirituale. La forza di volontà, la motivazione, vengono da un circuito cerebrale. Dire a un bambino disattento devi avere la volontà è come dire a un bambino dislessico di leggere veloce. E secondo me questo è un concetto che magari un'altra volta ne parleremo. Sono molto connessi i sistemi linguistici e motivazionali con quelli del linguaggio. Tutto l'abbiamo visto quanto è connesso il cervello, e quindi anche da un punto di vista proprio neurologico il trauma e l'esperienza negativa si alimentano a vicenda. Bisogna rompere questo circolo vizioso. Quanto sono? 18 minuti, ok. Allora, parliamo un po' di come questi sistemi neurali si applicano alla lettura e alla scrittura. Perché la lettura e la scrittura sono particolari? Il sistema emozionale, sociale e cognitivo, da un certo punto di vista, è più comune al resto delle specie animali. La lettura e la scrittura sono unicamente umane. E non la comunicazione verbale, anche se proprio con le parole l'articolazione sì, però la lettura e la scrittura sono tipicamente umane, vanno insegnate. Ci sono dei bambini che sono assolutamente portati e che imparano a leggere quasi senza neanche insegnarglielo, no? Allo spettro, cioè nello spettro della disabilità dislessica, poi ci sono i lettori più o meno abili e poi ci sono dei superlettori a cui praticamente non serve neanche insegnarlo, basta mettergli davanti un testo e lo sono in grado di impararlo da solo, soprattutto in italiano, in inglese meno. La cosa interessante è che la lettura e la scrittura sono delle capacità nuove da un punto di vista evoluzionistico. Qui ho sbagliato, non sono 6.000, ma comunque esistono nella specie umana, sì più o meno però, da qualche migliaio di anni, che da un tempo di vista evoluzionistico non è abbastanza perché si sviluppi un circuito specifico, perché una di quelle autostrade con le due città ai capi, o tre o quattro città ai capi, diventi specifico per la lettura e la scrittura.
non è proprio abbastanza tempo per l'evoluzione da generazione in generazione, per la selezione naturale e causare lo sviluppo di un circuito specifico. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo usare sistemi che erano adibiti al linguaggio orale e al sistema visivo e creare una connessione nuova. Ha senso questa cosa? Creare una connessione nuova che associ a questo simbolo astratto un aspetto fonologico. Poi con tutte le altre, adesso vi sto semplificando la grammatica, tutto quello che... Però il concetto generale è che usiamo delle circuiti che ci sono già per sottendere una funzione nuova, perché non c'è stato abbastanza tempo per creare un circuito specifico. Mentre per le emozioni o per il riconoscimento dei volti c'è un sistema specifico che si è sviluppato in centinaia di migliaia di anni, per la lettura e la scrittura non c'è stato abbastanza tempo. E c'è chi lo fa più automaticamente che altri. È una capacità altamente ereditabile, questo lo vedremo, 50% di rischio. Se c'è in famiglia qualcuno dislessico, il bambino ha 50% più di rischio di essere dislessico, con gravità differente. E la manifestazione è influenzata appunto dalla maturità cerebrale, da che età hanno i bambini, da quale parte del cervello si sta sviluppando di più in quel momento. Quindi, abbiamo detto, le abilità ortografiche di lettura e di scrittura vanno insegnate. La manifestazione dipende dal momento in cui viene acquisito e dal momento in cui vediamo il bambino, dall'ambiente e la cultura. Mi ha colpito molto la presentazione stamattina perché, per esempio, io vedo le mie figlie nella scuola inglese, la working memory nella scuola inglese è fondamentale, molto più fondamentale che nella scuola italiana. Perché c'è lo spelling. Allora, per imparare lo spelling, io tutte le volte che dico Gorno Tempini devo dire GORNOTEMPINI. Adesso è diventata una filastrocca, però perché io, se dico a voi Gorno Tempini, lo scrivete. Un inglese invece non lo sa e loro fanno questo tutta la vita e lo fanno tantissimo nella scuola elementare per imparare a leggere. È fondamentale, più fondamentale che in italiano, che è una lingua trasparente e in cui comunque gli insegnanti, è lo stesso insegnante per 5 anni e nelle scuole anglosassoni cambiano insegnante ogni anno. Di nuovo, per vedere l'influenza culturale del metodo educativo, ogni anno il bambino deve imparare a relazionarsi con una persona diversa e con i compagni diversi, anche la classe cambia ogni anno. Quindi c'è un load sociale, di working memory, di tipo di linguaggio diverso e quindi la dislessia può manifestarsi, o la ADHD o la discalculia può manifestarsi in modo diverso. Quindi deve essere insegnato e di nuovo quello che abbiamo detto dipende dalla fase di sviluppo del cervello. Sempre sull'evoluzione del linguaggio, l'altra cosa importante che è specifica dell'uomo è appunto l'articolazione. E l'articolazione anche qui dipende dall'anatomia della laringe e della faringe. Sembra una cosa assurda, però l'uomo è evoluto, si è evoluto per parlare, per articolare la parola, perché è scesa la laringe. Scesa la laringe, possiamo separare il sistema respiratorio da quello dell'alimentazione e quindi si è sviluppato di nuovo milioni di anni qui la capacità di parlare. La scimmia c'ha la laringe qui, se parla gli va di traverso. Non so come dirvi, cioè proprio quando si cominciano a vedere le cose da un punto di vista semplice, facile per un dislessico creare la storia, tanti scienziati sono dislessici perché sono in grado di vedere la big picture, diciamo noi. Molto semplice, la scimmia, non è, nella specie scimmia, poi perché è tutta un'altra questione. Non si è evoluta, non è scesa la laringe e quindi non può parlare. In più non si è evoluta, probabilmente in relazione a questo, non si è evoluta questa via, questa autostrada che connette la parte del cervello che capisce con quella che parla. Quindi questa via è molto più piccola, questo è il cervello dello scimpanzé, questo è il cervello del macaco, che nell'evoluzione è una specie più, diciamo, meno progredita. Volevo dire un'altra cosa, qui ve la dirò dopo. Allora, queste vie semplificate, le autostrade che sono più importanti sono queste di questi colori diversi che vedremo, che si sono organizzate a seconda
si sono organizzate a partire da quando praticamente l'uomo ha cominciato a dare dei nomi agli oggetti. Adesso non si sa perché il linguaggio si sia organizzato nell'emisfero sinistro. Una delle teorie è che quando l'uomo ha cominciato a manipolare gli oggetti con la mano destra, che è controllata dall'emisfero sinistro, questo da sempre, ha cominciato a voler dare dei nomi agli oggetti. Ho preso il martello, non lo so. E questo ha fatto sì che il linguaggio cominciasse a organizzarsi dalla stessa parte della mano destra. Teoria, molto difficilmente probabile, però teoria. Allora, che cosa succede? Abbiamo detto pruning, no? Queste connessioni che diminuiscono e diventano più specifiche. In età scolare vediamo che queste aree che sono importanti per la lettura, questi sono degli studi di risonanza funzionale, quello che dicevamo prima, si fanno vedere degli stimoli ai bambini e longitudinalmente si va a vedere che cosa succede a queste aree cerebrali che sappiamo che rispondono nell'emisfero sinistro, che rispondono alle parole. Diventano più piccole. Non diventano più grandi, diventano più piccole perché si specializzano. Quelle aree visive che dicevamo erano generali per vedere il mondo, si specificano, diventano più specifiche per leggere le parole, quindi diventano più piccole. Ok? Questo è molto importante se vi capiterà di leggere articoli o di avere delle informazioni sulle basi neurali, delle attivazioni del linguaggio. Quindi di più non vuol dire sempre meglio. Okay? Più specializzato in questa fase vuol dire più piccolo, vuol dire meglio, vuol dire che da quel caos di connessioni di tutti i colori che vedevate prima abbiamo selezionato delle vie particolari, abbiamo fatto un pruning, una mielinizzazione di queste vie cerebrali in modo che diventassero più specifiche, più automatiche, più efficienti. Allora, queste molto specifiche, non è che, vi dico, la maggior parte anche dei neurologi non le saprebbe, forse sono un neurologo cognitivo come sono io che si occupa di queste cose. Volevo farvi vedere a grandi linee quali sono, diciamo, le città principali nel linguaggio, nelle basi neurali del linguaggio. La parte visiva, che dietro è meno specifica, la parte del cervello qui più dietro distingue magari colori, oppure se una riga è dritta o è storta. La parte più davanti è più specifica per le parole, quindi se faccio vedere a un bambino una parola, una faccia, una sedia, una casa, quell'area lì si attiva di più per la parola che per la faccia, la sedia e la casa. Poi la formazione si sposta in avanti, in quelle zone che abbiamo detto sono per il significato, che si sviluppano prima, quindi il bambino vede la penna, sa cos'è la penna, usa la penna, ma prima di imparare a parlare non sa che si chiama, non sa dire penna. Okay? Quando qui vi ho fatto le frecce per indicare il tempo di sviluppo a seconda dell'età, quindi parte dal basso all'alto, come abbiamo detto, e da dietro all'avanti. Qui diciamo che c'è più la forma fonologica, i suoni associati, chi di voi è logopedista o scienziato cognitivo, lo stiamo dicendo in modo molto generale, e qui c'è la parte più adibita all'articolazione, che ovviamente è un rapporto tra fonologia e loquio, lo chiamavamo stamattina, in inglese si dice speech, che deve essere molto veloce, non è che va in una direzione sola, è un feedback, è un loop in cui infatti chi non sente fa fatica a parlare, no? Quello è l'esempio classico. Poi qui sopra c'è quel famoso sistema attentivo esecutivo che influenza tutto, dovevo fare più frecce, l'ho aggiunto all'ultimo minuto, comunque è questo sistema esecutivo che influenza tutto e di nuovo ne parleremo un'altra volta di questa questione della comorbidità con l'attention deficit disorder, però è il sistema che si sviluppa e che è molto connesso a tutto il sistema di linguaggio. Allora, si influenza in tutti e due i modi, un bambino può avere un sistema di attenzione molto forte e essere in grado di prestare attenzione alle compiti linguistici anche quando sono diversi, però se viene traumatizzato, se gli viene chiesto di imparare il linguaggio in un modo in cui fa fatica a impararlo, questo influenzerà anche questi, influenzerà il pruning anche di queste aree, quindi è un circolo vizioso. Chiaro, se invece daremo un supporto psicologico, cercheremo di insegnare al bambino in un modo in cui può imparare, sfruttiamo
quella resilience di cui parlava Ross stamattina, questa voglia di, questa motivazione, la motivazione di cui si parlava stamattina, non fa altro che aumentare la funzione di queste aree rispetto a queste. Allora uno fa lo sforzo anche se gli viene più difficile, se ha una motivazione. Ok? Ok, allora cosa succede a questi circuiti nella dislessia? 30 minuti, ok. Anch'io devo guardare il tempo, sennò... Allora, abbiamo detto un aspetto genetico. Nei gemelli identici la concordanza è più del 70%, una componente genetica enorme, che ci dà l'occasione, per me neuroscienziata, di studiare tantissimo la neurobiologia, guardando la genetica, la correlazione tra la genetica e l'anatomia. Il che non vuol dire che non si possa far niente, anche qui è un termine usato male. La genetica determina tutto, l'altezza, il colore dei capelli, la lunghezza delle gambe, il colore degli occhi, il che non vuol dire che non si possa modificare, è un sistema, il nostro fenotipo, come ci comportiamo, come siamo, è un'interazione tra l'ambiente e la genetica. Però la predisposizione c'è. E delle volte non è chiara perché i genitori non venivano diagnosticati, perché sono andati a scuola in un sistema diverso, perché hanno una forma più lieve, oppure perché comunque non c'è un'ereditarietà specifica, non è detto, è il 50% dei casi. Però questo è un modo per fare un primo screening per i bambini molto efficiente, chiedere se c'è una storia. Magari vi dicono di no, però tutta è una famiglia che fanno tutti gli architetti, oppure ci possono essere segni che ci può essere una cosa familiare. Non siamo stati ancora molto efficienti a trovare un gene associato alla dislessia, perché probabilmente non c'è. Probabilmente, come ci sono tante manifestazioni di dislessia, ci sono tanti geni che influenzano quel complicato meccanismo di sviluppo in modi diversi e quindi non siamo ancora arrivati a capire bene qual è il network di genetico che influenza. Però alcuni dei geni che sono stati associati influenzano il modo in cui i neuroni si organizzano in quegli strati che vi ho fatto vedere all'inizio. Cioè, sembra che, in realtà, se vi capita di guardare su YouTube un video di come funziona quella che si chiama migrazione neuronale, è incredibile. Cioè, dalla parte interna del cervello, come se fosse... diciamo, se pensiamo a una mela dove ci sono i semi, intorno ai semi ci sono tutti i neuroni nell'embrione e nel feto, e devono migrare verso la buccia, ok? Quella zona grigia intorno. Come fanno? C'è una specie di ragnatela e si arrampicano, ma proprio si arrampicano, le vedete qui, questi verdi, partono da qui, sono blu, nell'andare su si maturano, si arrampicano su e si organizzano in quegli strati lì perfetti. Ci sono centinaia di geni che controllano questo meccanismo. Se qualcosa va storto, non si organizzano tanto bene. Vedete che qui è come se fosse un neo, praticamente. Questo è il tipo di variabilità. È come se fosse un neo nella corteccia. Cioè, nel neo cosa succede? Che il melanocita, che di solito sta nello strato più profondo della pelle, invece va su e quindi si vede tanto quanto. E quindi si forma questa specie di macchiolina che, se è nel posto fondamentale che serve alla motivazione, al calcolo, crea probabilmente un disturbo. Questa è un'ipotesi, non è ancora provata. Quello che si vede, che cominciamo a vedere adesso con le tecniche di risonanza più alta risoluzione che ci sono, è che in effetti si vedono alterazioni funzionali della sostanza grigia o della sostanza bianca in queste zone del cervello che abbiamo visto essere importanti per i vari aspetti della lettura. Allora, che tutte le dislessie siano fonologiche non ha tanto senso, perché se questi piccoli nei succedono in altre parti del network della lettura, io mi aspetto che ci sia più difficoltà in alcuni aspetti della lettura. Il che non vuol dire che tutti non si influenzino, perché se abbiamo un problema maggiore di working memory farò fatica anche di più a acquisire la fonologia. Però ciò non toglie che il problema primario è quello di working memory. È chiaro? Mi sono spiegata? Solo dai test comportamentali delle volte è difficile, perché appunto uno influenza l'altro. Se invece ho a livello del singolo soggetto, questo è un bambino che abbiamo visto dislessico, e ho anche l'anatomia di tutte le sue vie del linguaggio a sinistra,
e anche quelle di destra che sono coinvolte nelle attività sociali, nelle funzioni visospaziali, altri aspetti cognitivi, mi può aiutare perché metto insieme il profilo che vede l'insegnante a scuola col profilo che vede lo psicologo, con il tipo di riabilitazione che sta pensando un logopedista e gli facciamo vedere che c'è una base specifica neurale che può aiutarci a capire qual è il nocciolo della questione. Io pensavo, ne parlavamo con Ross stamattina, se a quella professoressa che gli diceva che non era vero che lui aveva problemi a imparare le formule, che era pigro, gli avessimo fatto vedere questo, voglio vedere, gli avessimo fatto vedere che differenza c'è tra questa cosa verde qui e questa verde di qui, voglio vedere se dopo mi dice che il bambino è pigro. Allo stesso modo, se devo convincere un genitore che magari il bambino ha bisogno d'aiuto, può aiutare, in altri casi no, in altri casi magari uno si spaventa, però se si lavora in equipe si capisce qual è l'approccio migliore per ottenere quello che serve al bambino. Vi faccio solo vedere questo esempio che 5 minuti. Aiuto. Ok, vi faccio vedere dei fenotipi diversi, stessi bambini che arrivano da noi con diagnosi di dislessia, che hanno dei test di base compatibili con una diagnosi di dislessia, vai a vedere l'anatomia completamente diversa. In questo c'era un problema più di working memory, che è sotteso di più da questa autostrada azzurra. In questo c'era più un problema in realtà visuospaziale, ma visuospaziale molto sottile. Vediamo che il tratto di destra era più piccolo di quello di sinistra. Questa era più una dislessia classica, cioè problema ad associare il simbolo visivo con la fonologia, come si manifesta di più in inglese, e vediamo che è lo stesso tratto, è più piccolo a sinistra che a destra. Questo è un metodo che è stato sviluppato dai neuroradiologi, neuroscienziati che lavorano con i neurochirurghi per mappare le aree che il neurochirurgo, quando deve togliere un tumore del cervello, non vuole toccare, perché se una persona ha un tumore qui, voglio assolutamente evitare questi tratti qui, se no non parla più. Quindi questi metodi sono stati sviluppati recentemente, negli ultimi 3 o 4 anni, dai neurochirurghi, però se cerchiamo di lavorare tutti insieme, li possiamo in realtà usare anche in tutt'altro ambito. Ok, velocissimamente la questione della maturazione, il paradosso della dislessia. Questa è una timeline che conosciamo tutti, in cui i diversi aspetti della lettura si sviluppano di nuovo in connessione con la maturazione del cervello che abbiamo visto prima in fasi diverse, alle diverse età. E ovviamente nell'età che stiamo considerando qui, quindi adolescenti e oltre, queste, anche se probabilmente con molta difficoltà, sono forse acquisizioni che sono già successe più o meno efficientemente. Diventa molto importante questa parte, che è quella più diciamo esecutiva, più complessa, che dipende da quelle aree frontali che si stanno sviluppando nell'adolescente a quest'età. È chiaro? Quindi si manifesta di più perché gli viene richiesto di più a scuola, perché ha imparato, è quello che si chiama in inglese i primi anni, poi in inglese è molto più difficile, l'ortografia da imparare, quindi i primi anni di scuola c'è questa cosa che si chiama learning to read, cioè si va a scuola per imparare a leggere, e negli anni più avanzati invece si legge per imparare. Allora, è stato visto in tanti studi che la finestra per intervenire in modo più efficace è questa fase, però noi aspettiamo fare la diagnosi qui, e questo è quello che parlavamo prima del metodo, di quest'idea di aspettare che il bambino fallisca. Invece ci sono dei segni precedenti che si possono vedere pre-lettura, pre-ortografici, che si possono vedere nei bambini già nella scuola materna, soprattutto in quelli a rischio. Se non possiamo proprio fare lo screening a tutti, facciamolo almeno in quelli nei bambini a rischio. E non facciamoli fallire, non facciamo che ci siano tutte le conseguenze emozionali e di cui abbiamo sentito stamattina. Ma allora che cosa succede? Vuol dire che quelle alterazioni, quelle differenze, quei piccoli nei nel cervello che causano le difficoltà di lettura o di altre cose, sono già presenti? Sì, sono già presenti prima che il bambino impari a leggere, le possiamo in realtà vedere e riconoscere. Questi sono bambini con familiarità positiva e questi sono bambini con familiarità negativa, in questo caso sono più piccoli, quindi
qui c'è, vediamo meno la specializzazione di cui parlavamo prima, quindi c'è un'attivazione più diffusa e quindi in questo caso quelli con familiarità negativa si sono già specializzati per le aree della lettura, si stavano già specializzando anche solo sentendo, perché abbiamo visto che si sviluppano sentendo il linguaggio, senza che nessuno gli abbia ancora insegnato. Queste sono strutturali, cioè questa era funzione, cioè quando gli facciamo vedere, gli facciamo sentire delle parole, non gli facciamo vedere delle parole perché non leggono ancora, gliele facciamo sentire, vediamo che il sistema stava cominciando a specializzarsi. In realtà, secondo le tecniche particolari, vediamo che anche la struttura è già diversa in età prescolare. Vediamo anche che è plastica, questo è quello che succede in bambini al kindergarten. Il kindergarten è l'ultimo anno della materna, che nella scuola inglese succede già nella scuola elementare. Quindi è l'anno dai 5 ai 6 anni, che è similissimo, non è vero che si insegna prima, però succede già nella scuola, perché nel sistema anglosassone, soprattutto americano, l'asilo, la scuola materna non è garantita, non è pubblica. Quindi i bambini prima di avere 5-6 anni non è detto che vadano alla scuola materna e quindi anticipano di nuovo un aspetto culturale della cultura, anticipano non andare a scuola perché così è coperto dal sistema, non lo si deve pagare, insomma. Allora, se i bambini a kindergarten a rischio, che attivavano di meno, gli si fa un training delle capacità pre-linguistiche, non è che gli si insegna a leggere a 4 anni, gli si insegna a associare un suono a un colore, gli si insegna a discriminare due sillabe, gli si insegna a delle strategie per compensare un'attenzione meno focalizzata e vediamo che l'attivazione compare, magari è un po' meno specifica, però compare, quindi plastico, modificabile. Ultima cosa, che cosa predice dei bambini in età elementare? Se compenseranno, perché non, come abbiamo visto non è che va via, ma se compenseranno in modo efficace da adulti, cioè questi sono bambini che erano stati visti negli studi quando avevano 3 o 4 anni, seguiti nel tempo, a volte magari li perdi per un po' di anni, però poi li rivedi da adulti, vai a rivedere come leggono, alcuni leggono meglio di altri ovviamente. Che cosa nel cervello del bambino piccolo predice, in quello del bambino e anche nell'adulto, può prevedere se sono in grado di compensare o no, indipendentemente da tutto quello che può succedere in mezzo, un campione molto grande, quindi chi aveva terapia, chi non aveva terapia, chi parlava una lingua, chi non la parlava, in realtà è l'emisfero destro, le capacità attentive, l'emisfero destro, quindi quel metodo alternativo di insegnare o di, come posso spiegarlo, come non compensare, perché abbiamo visto stamattina i termini da usare qui sono sempre molto delicati, però come abbiamo coltivato lo sviluppo del bambino in modo olistico, non solo quanta rieducazione linguistica gli abbiamo dato. Quindi non è tanto anche quanto si attivavano le aree adibite al linguaggio, ma quello che contava di più era la forza di compensazione, in qualche modo l'emisfero destro, possiamo fare un esempio, è più coinvolto nella visione, quindi quanto abbiamo insegnato ai bambini di utilizzare una strategia visiva, come esempio. Quindi, in conclusione, sistemi cerebrali specifici per la lettura e scrittura qui sono modificati, non malati, un neo non è una malattia, però sono diversi e dobbiamo studiarli meglio perché si formano questi nei, che magari possiamo evitarli. E non è che aboliremo la neurodiversità, però magari riusciremo a trovare un modo per prevenire le forme che sono più disabilitanti. Necessità di identificazione precoce, anche se il cervello è plastico durante tutta la vita, si fa più fatica che nei quei periodi critici di cui abbiamo imparato, però io mi occupo anche di invecchiamento, imparare cose nuove, strategie nuove è sempre la cosa che sviluppa di più la plasticità. Interventi specifici, secondo me, ma questo lo lascio però agli esperti educatori,
per fenotipo e per età del bambino. E abbiamo detto più ricerca. Questo l'ho messo per così, per mia natura femminista, di cui vado orgogliosa. Le capacità che di solito sono preservate, forse anche aumentate, nella dislessia, sono delle capacità che nella cultura italiana sono tipicamente stereotipicamente maschili. Quindi in generale stare attenti un po' di più alla sofferenza delle bambine, perché il prototipo della bambina di successo è quella che sta seduta tranquilla, ferma a studiare. La bambina a cui piace sperimentare, a cui piace mettere le mani nel fango, a cui piace fare casino, a cui piace misurare le cose o costruire i camion, già si sente diversa perché fa fatica a leggere. In più, se si viene detto la bambina non deve fare questa cosa, soffre ancora di più. Quindi una parola in più per le bambine. Dopo questo volevo ringraziare tutti i bambini, adulti che hanno partecipato ai nostri studi, cerchiamo di renderli più friendly possibili. Questo ragazzino si avrà voluto portare il suo cane dentro la risonanza. La mia bambina dislessica, che è stata uno dei primi soggetti dei nostri studi, l'altra mia bambina non dislessica che ha pazienza quando la mamma lavora, e tutto il gruppo che lavora a San Francisco. Grazie.